Oh, bentornati amici di Radio Eco. Oggi sono solo, oggi è insomma un'intervista particolare, la definirei così, è un momento un po' intimo. Non sono solo, cioè sono solo in studio, ma non sono solo perché sono con i ragazzi del Warm Fest. Eccoli qua. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, io appunto essendo solo, ho due mani, quindi scusatemi se avrò un po' di impedimenti e vi presento subito. Allora, con chi siamo oggi? Siamo con uno degli organizzatori del One Fest, David. Ciao David. Ciao, E Walter. poi siamo con Matteo, che è uno dei responsabili del Creative Hub, che poi vi spiegheremo bene, bene cos'è questo Creative Hub. Ciao Matteo. Tutti, grazie. E infine siamo con Gaddel, uno degli artisti che si esibirà a Lucca, appunto, per il One Fest, e oggi ci farà sentire qualcosina. Non vi spoilerò nulla, però ecco. Ci sarà dell'intrattenimento. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, io partirei subito a bomba. Intanto chi non conosce il WOM, shame on you. Però ecco, partirei spiegando un po' che cos'è questo festival, che ormai non so a quante edizioni siamo, David, però insomma ce lo dirai. E appunto vorrei capire un po' come si articolerà questo One Fest di quest'anno, un po' la storia del festival, no? Allora ti metto in grande, eccoti qua. Eccoci. Eccoci. Allora, dunque, potrei attaccarti il pippone della vita, con questa domanda, perché... Prego, prego, faccia Faccia come pure. sente e io poi la interrompo. Ok. Allora, senti, intanto la prima edizione è 2017, Ok. quindi diciamo che questa è la quinta fisica, ma è la sesta, perché poi noi... Piena pandemia, primissimo lockdown,
botta de vita, facemmo un'edizione digitale proprio a maggio, quindi eravamo a casa, proprio dentro okay. casa, che non potevamo uscire. Facemmo la Monfest Home Edition, che era appunto quella del 2020, perché un po' per non perdere l'edizione, un po' per ammazzare il tempo, visto che in pandemia le cose da fare erano poche, le giornate erano molto lunghe. E chiedemmo a un po' di artisti, amici, di crearci dei contenuti da casa loro. E quindi abbiamo avuto alcuni artisti che hanno cantato canzoni, come Ethan, per esempio. Okay. C'è chi invece ci ha raccontato delle storie, ad esempio Tommaso Novi, che ci raccontò la genesi di un brano di Lucio Dalla, che Tommaso Novi sicuramente lo conosci, è un grande appassionato di Lucio Dalla. E poi abbiamo avuto... Sì, assolutamente. E poi, per esempio, abbiamo avuto anche il Push, che è un DJ che fa parte di Creative Hub, che ci ha fatto un Against the Clock, che è questo format che in Europa va tanto e praticamente... Io sono ignorante in merito. Sostanzialmente ti metto un producer davanti a un software che può essere Ableton, può essere Cubase, può essere okay. qualsiasi software di produzione, e in 10 minuti devi partire da zero e fare roba. Okay? Ah, ok, quindi proprio un esercizio... Sì, è un po' un esercizio di stile, che però ti fa anche buffo, perché l'Against the Clock è un format che negli anni ha visto DJ pazzeschi, tipo, che ne so, Fortet o Caribou, che ti hanno fatto in 10 minuti un beat, e dici, no, vabbè, ma veramente questa roba qui è fattibile in 10 minuti? E quindi niente, partendo da quell'idea, il Push, che poi è un DJ che suonerà anche a One Fest il 3-4 giugno, e ha fatto questa cosa. Quindi insomma, diciamo che nel 2020 c'è stata questa edizione non fisica, e quindi, calcolando anche quella, One Fest oggi festeggia la sua sesta presenza. Ok, domanda per un po', perché sono un po' curioso. La Home Fest è stata una edizione live o pre-registrata e poi è andata... No, facemmo pre-registrata, perché addirittura alcune di queste performance avevano anche un montaggio, ok? Ah, okay. Okay. Nel senso che chiaramente il cantautore, chitarra, voce, si poteva fare volendo anche la diretta, ok? Certo. Salvo che comunque magari perdevi un pochino in qualità, perché visto difficilmente tutti avevano i mezzi necessari, la telecamera bomba, il microfono bomba, magari le cose il musicista ce l'aveva in studio, non poteva andare in studio, e quindi da casa propria... Per esempio, ce n'è uno che me l'ha fatta, o mi ha fatto la performance registrando l'audio dal cellulare, capito? No, quindi sicuro. Proprio super rock and roll. E invece, per esempio, Ethan addirittura fece un montaggio con la band, quindi ognuno, erano quattro musicisti, ognuno registrava la sua take a casa propria, con la telecamerina, e poi hanno fatto l'assemblaggio in post, e quindi il prodotto finito è un video anche, insomma, molto carino, che tra l'altro puoi anche andare a ripescare, perché è fra i video caricati sui social di One Fest. Ok, quindi magari se abbiamo modo ve lo linkiamo anche in chat. E quindi diciamo 2020 Home Fest, e poi 2021 si ritorna in presenza, e ora siamo al 2022, quindi con la sesta edizione, giusto? Sì, nel 2021 abbiamo fatto una cosa diversa dal solito, perché chiaramente l'edizione estiva saltò, perché comunque One Fest si svolge a inizio giugno, e l'inizio giugno del 2021 purtroppo era da poco, diciamo, libero il mondo, e quindi chiaramente in 15 giorni organizzare un evento del genere era abbastanza difficile. E quindi saltammo l'estate, però abbiamo recuperato al dicembre scorso, abbiamo fatto l'edizione Come On Feel The Noise,
presso le sale del Foro Boario, che è questa struttura polifunzionale a Lucca. Abbiamo fatto una cosa al chiuso con Emanolde, Campos, Nava, Bruno Bellissimo, c'era Ciulla e c'era anche Cecilia. Quindi abbiamo fatto una cosa, insomma, belloccia, abbiamo fatto due serate sold out, quindi bello. E quest'anno si ritorna invece in d'estate finalmente. D'estate, allora, io metterei a schermo, se mi riesce, eccoci qua, metterei la locandina ufficiale del One Fest di quest'anno con due date, con però tanti artisti, e poi chiaramente parleremo anche del second stage. Non so se in questa locandina c'è sì, devi un po' zoomare, però sotto i nomi del main stage, okay, vedi anche l'open mic. Non penso riesca a zoomare, però comunque poi ne parliamo nello specifico. E insomma, due date molto molto interessanti, le definirei. Come è nata questa lineup? Senti, questa lineup, proprio decore, ti dico che è una lineup che dall'inizio alla fine praticamente si balla tendenzialmente, nel senso che sono artisti che hanno molto spesso la cassa dritta, ok? E su quella strutturano il loro set. Mi viene in mente Manuel, che insomma è quasi più una DJ che una performer live, anche se invece One Fest verrà a fare un set live con la band, col trio. Però insomma, lei è quella che ha fatto il singolone Italove, no? Che è un super playlistato, milioni e milioni di ascolto sulle piattaforme, quindi è un brano che è stato pubblicato 5 anni fa e ha dettato legge nelle varie piste da ballo di tutto il mondo, e perché comunque sia è un DJ internazionale lei. E i Bunker stessa cosa, comunque fanno uno show molto danzerino. PopX, vabbè, neanche a dirlo, quest'anno fa più che un live, fa una festa. Ho paura per loro, perché sono imprevedibili. Abbiamo paura un po' tutti, in realtà. E infatti ho chiamato quelli della sicurezza e gli ho detto: guarda, venite in 800 perché potrebbe esserci bisogno. La cosa assurda è che sì, loro sono veramente imprevedibili, però io credo che dopo 2 anni che abbiamo alle spalle è esattamente quello che... di cui abbiamo bisogno, no? Un momento in cui si chiude il cervello e si va liberi, e quindi anche un po' cercare di far baccano, ecco, nel senso positivo del termine, dopo un po' ci vuole. Sì, lasciare un pochino a casa i freni inibitori e insomma non dover rendere conto di troppe cose. Il live di PopX questa cosa la consente, perché a parte che è uno show dance, totalmente dance, ma poi loro fanno salire gente del pubblico sul palco, è tutto un ballo, è una roba pazza, e quindi è una festa, è il set da avere in cartellone per giustificare una festa, e è quello che sarà insomma quest'anno One Fest. Poi gli Pseudo Spettri, prima, se PopX è imprevedibile, forse gli Pseudo Spettri lo sono ancora di più, però anche quello, anche loro, anche gli Pseudo Spettri è un collettivo che comunque porta quel tipo di mood sul palco. E quindi insomma nasce da questa esigenza, poi anche la volontà di provare a intercettare un pubblico un po' più giovane rispetto a quelli degli anni scorsi, anche guardando quella che è l'offerta dei concerti che trovi sul territorio limitrofo, sì. No? Perché comunque... ci stavo giusto pensando prima di entrare in questo discorso, ci stavo pensando, in effetti comunque è una lineup molto molto giovane e soprattutto poco comune, forse poco mainstream, ma va bene così, nel senso, anche perché visto, no, l'offerta che c'è a giro, ci vuole un po'
un po' di una sorta di underground, no? della musica italiana, no? ci sta secondo me. Sì, questo è in realtà è un po' l'elemento caratteristico di One Fest, perché te calcola che la lineup di One Fest non ha mai avuto nomi roboanti. Se per roboante dobbiamo fare, diciamo, definisce l'artista quello famoso, nel senso. Però negli anni passati abbiamo avuto Gazzelle, abbiamo avuto Giorgio Poi, abbiamo avuto la rappresentante lista, Colapesce, Donatella Rettore, i Selton, Io sono un cane che venne a fare un set speciale. Quindi in realtà sono nomi che quando li chiamo, diciamo, li conoscono magari ancora in pochi, solo che poi tutti questi nomi negli anni successivi hanno fatto quella botta, quindi è un sì, po'... Avete un po' anticipato i tempi, ecco. Esatto, diciamo che sì, in realtà questo è quello che poi è accaduto con i fatti, no? E sicuramente anche nella lineup di quest'anno ci sono dei nomi che si candidano a essere dei nomi grossi per gli anni successivi, quindi diciamo che One Fest potrebbe essere uno di quegli appuntamenti in cui, se niente hai voglia di non seguire il classico gregge, no? In cui cazzo, andiamo a sentirci il concerto, sì, quanto costa? 50 euro, sì, vabbè, ma suona Y. Va bene, ok, è facile andarsi a sentire l'artista quando ormai è diventato mainstream. La cosa un po' più divertente, un po' più croccante a mio avviso, è andare a vedere l'artista che dopo 2 anni diventa grosso, me l'ho visto prima. Per esempio, mi ricordo quando andai a vedere a Massarella al Reality Bite Festival, che è un altro festival, tra l'altro a Massarella, ma nasce, diciamo, nel mondo fiorentino, fucecchio, e andai a vedere Calcutta gratis alla Sagra della Zuppa. Addirittura. E c'erano 300 persone, mi ricordo. Insomma, dopo un paio d'anni Calcutta è diventato quello che è diventato. Quindi, non lo so, io oggi non ho bisogno di andare a vedere Calcutta, cioè non la sento una priorità, perché comunque so di averlo visto al momento in cui c'erano ancora zero filtri, zero barriere, quindi penso di aver visto il vero Calcutta. Una forma un po' più genuina dell'artista. Sì, è esattamente quello che è. E quindi credo che a One Fest si possa venire a vivere questa esperienza, no? Penso sia anche un po' il punto di forza. Beh, è chiaro che se poi ci piovesse nei prossimi anni dal cielo un super sponsor, allora magari ci chiamiamo anche noi l'artistone che buca lo schermo, però in realtà lo spirito di One Fest è anche un po' uno spirito di scouting e di tenere anche monitorato il territorio, dare spazio sempre comunque agli artisti emergenti, tant'è che anche quest'anno comunque Adelasia e India, ma anche gli Pseudo Spettri, sono comunque sia degli emergenti, ok? Poi abbiamo tutto il comparto Second Stage, che a breve ti raccontiamo, e abbiamo anche lì ogni sera quattro artisti che lavorano sul territorio e sono emergenti. Allora, prima di cambiare, diciamo, argomento, però c'è una cosa che non abbiamo detto, perché dove si svolge il festival? Si svolge a Villa Bottini, che mi permetto, secondo me è una location molto molto figa, ci sta proprio nello stile del festival, e tra l'altro, appunto, grazie al Second Stage si crea proprio una continuità, no? Cioè una roba che non vai lì alle 9 solamente per X artista, ma è proprio una scoperta, secondo me, del un godersi la musica, no? Sotto questo punto di vista, godersi la musica e godersi anche uno dei parchi più belli della città, perché, esatto, come detto, Villa Bottini è, vabbè, a parte che è una villa del Cinquecento, a parte che è una villa in cui ha abitato Elisa Bonaparte, che è la sorella di Napoleone, quindi, certo, salutiamo che ci segue sempre. Salutiamo Napoleone. Salutiamo.
Comunque è una villa che per Luca è un pezzo di storia di quelli incredibili, e vedere dei concerti di questo tipo all'interno di un parco del genere, secondo me acquisisce quel fascino, quel valore che va un pochino oltre il mi vado a vedere un concerto. Questa è proprio una roba che, cavolo, dalle 18 apriamo, ok, io dalle 18 mi vengo a fare il primo birrino della serata, sto in un parco, mi butto sul prato, mi ascolto un po' di musica, sono in un posto strabello, conosco gente, c'è tutta l'area mercatino, l'area espositiva, quindi ti puoi comprare la camicetta vintage, ti puoi fare un giro fra le bancarelle, cioè il chill è veramente il chill per definizione, soprattutto è anche un'opportunità per uscire dai soliti giri del weekend, no? Comunque a Lucca abbiamo imparato molto bene lo schema quotidiano, no? Cioè, a quell'ora devi essere lì a farti l'aperitivo, fino a quell'ora, poi dopo migrazione di massa a mangiare qualcosa, e dopodiché migrazione di massa a farsi il cocktail del dopo cena in quei tre locali che ci sono. Quindi quello che è che, insomma, ci sono due giorni in un'estate che sono completamente diversi dalla routine, e mi sembra un'occasione da cogliere al volo, sia per chi viene da fuori, ma anche per il lucchese stesso. Ma guarda, ti dirò, a proposito di Villa Bottini, secondo me è proprio azzeccatissima, perché noi quest'anno abbiamo curato fatto vari reportage su Lucca Comics, e insomma un'edizione abbastanza particolare, un po' sotto mille problemi, però la novità secondo me è stata Villa Bottini, che è stata forse la cosa più figa del comics di quest'anno. Proprio ti sembrava di stare in un'altra dimensione, quindi secondo me sarà molto molto interessante vedere la villa, diciamo tutto il parco poi allestito per il festival, quindi anche a chi ci ascolta secondo me sarà molto molto figo. Sì, perché per i comics c'era la sezione cosplay, se non sbaglio. Sì, esatto, c'era la villa aperta, quindi c'erano vari cosplay che si facevano, poi le foto lì all'interno, c'erano dei contest probabilmente, e poi nel parco facevano varie esibizioni, e quindi era molto suggestiva la cosa, insomma, molto a tema, no? Anche per i vari cosplay, quindi ci stava secondo me, e appunto adesso ritorna secondo me la location ideale per questo festival. Ma allora iniziamo a parlare di Creative Hub, perché vorrei capire, ecco, esattamente che cos'è questo collettivo, cosa fa poi nel concreto, e insomma cosa ha prodotto poi nel corso della sua esistenza, e poi anche la collaborazione che è nata col One Fest, perché sono, mi pare di capire, due entità comunque separate, no? Autonome. Certo, guarda, io tanto parto col ringraziarti e ringraziarvi, perché per me è la prima volta che parlo con un microfono davanti a una telecamera. Vai tranquillo. In generale, quindi comunque ci sta, c'è quell'ansietta giusta che ci vuole sempre. Non ti preoccupare. Poi, già che siamo in fase di ringraziamenti, ringrazierei anche Dave, perché ha saputo proprio colmare questo nostro fatto di non metterci mai in mostra, comunque di stare sempre qui in questo studio, rinchiusi a lavorare, fare musica, fare video, foto, infatti dopo ti spiegherò meglio cosa facciamo tutti i giorni, e diciamo lui è stato molto bravo, come poi per tutte le edizioni del WOM, a captare che ci poteva essere un qualcosa da portare fuori, quindi a nome di tutti, cioè veramente è una bella occasione per noi per affacciarsi un po' sul mondo esterno. Diciamo, riassumendo proprio brevemente quello che siamo, quello che facciamo, cioè noi siamo nati nell'ottobre del 2019, quando per caso abbiamo trovato questo posto che vedi, questo è un piccolo angolino, diciamo, del salone principale,
ed era un'ex falegnameria che abbiamo riqualificato e trasformato nel nostro studio. Sostanzialmente... Ecco, in chat, scusami se ti interrompo, certo. In chat vi fanno i complimenti dello studio, e anch'io nel dietro le quinte vi facevo i complimenti per l'inquadratura, che ci battete 10-0. No, peccato invece per la qualità dello streaming, che poi noi facciamo anche video, cioè io faccio video, quindi mi giro anche un po' le scatole, però vabbè, ci sta. E ci sarà occasione di farlo in 4K poi. Certo. No, e sostanzialmente appunto ti dicevo, siamo nati a questo punto 2 anni fa, e diciamo con tutti i lavori che sono serviti per trasformarlo in un posto diciamo utilizzabile, presentabile, dopo un annetto siamo riusciti a creare 2 studi di registrazione, tra i quali uno vale anche come sala prove, dove tutti i giorni ci sono i ragazzi diciamo di zona, quindi Lucca, e piano piano anche persone che vengono da fuori. Abbiamo diversi ragazzi che vengono da Pistoia, piuttosto che un paio vennero da Milano. Insomma, stiamo creando il nostro network piano piano per quello che riguarda la musica. E la cosa figa che abbiamo diciamo come particolarità è che tutto ciò è supportato dal lato anche dell'immagine, perché di qua sopra di noi c'è un soppalco dove ci sono io insieme ad altri 4 ragazzi che si occupano di foto e video, grafica, siti web, piattaforme, app, tutto quello che ha a che fare con il mondo digital e della creazione di contenuti. Quindi forse è per questo che noi non ci siamo mai definiti come collettivo, però ci definiscono come questo, e comunque siamo persone tutte che ci piace lavorare nell'ambito artistico e che riusciamo a farlo bene insieme, perché fino ad ora, per fortuna, grossi litigi, grosse problematiche non ce ne sono mai state, ed è un po' la cosa che stupisce tutti questa, perché comunque siamo 8 maschi, tutti del solito anno, più o meno abbiamo tutti sui 25 anni, ed è normale che si creino problematiche, scazzi, quello non ha pulito il giorno prima, quello non lo so, non ha pagato per il caffè, cose varie, classiche cose quotidiane, però tralasciando questi piccoli errori siamo proprio un gruppo di amici che quotidianamente si diverte perché fa quello che ama e lo facciamo insieme, che è il plus. Questo ti permette di stare anche in studio a orari, anche 12 ore di fila, perché c'hai sempre quei 10 minuti che stacchi, magari ti prendi un caffè insieme, fai un attimo il punto della situazione, quindi ottimo. Questa è un po' una piccola premessa di quello che siamo, diciamo. Tra l'altro si nota molto il lato, diciamo, la cura dell'aspetto grafico, perché ho un po' spulciato, no, la vostra pagina Instagram e c'è, insomma, comunque... Tasto dolente quello. Lì dovete spingere. È quello che ti dicevo prima, esatto. Però comunque diciamo che c'è comunque quell'indirizzo, no? Che sì, ok, ho visto, avete un producer, se non sbaglio, nello staff, correggimi se sbaglio. Certo. E comunque c'è il lato musicale, ma c'è comunque il lato che strizza l'occhio all'estetica. Ed è una cosa che secondo me attira molto in questo momento, quindi secondo me ci sta questo connubio, cioè non è un agglomerato di robe che non c'entrano niente tra di loro, quindi sotto questo punto di vista promossi, grazie, promuovo. Diciamo che questa cosa qui che ti stavi dicendo l'abbiamo capita solo adesso, perché prima c'erano problemi più logistici, quindi per lo spazio, che era appunto un'ex falegnameria, quindi non c'era niente, certo, assolutamente, certo. Quindi avevamo un po' quel discorso lì. Ad ora praticamente è un mesetto che ci siamo stabilizzati su, diciamo, siamo a posto sulle condizioni dove possiamo lavorare, dove si può fare quello che ci piace, quindi sappiamo, ci auguriamo che il WOM ci darà sicuramente quella spinta per poi farci vedere, pubblicare contenuti e da lì magari cercare anche di fare sempre più eventi con Dave, comunque creare una scena lucchese, o chiamiamola come volete, e dare l'opportunità a tutti i ragazzi di poter fare musica, che non è comunque scontato. Tra l'altro, a proposito del fare musica,
Secondo me voi vi definisco voi lucchesi in confronto a noi pisani, cioè ci battete perché a Pisa veramente non c'è niente sotto questo punto di vista, e io che ho avuto insomma esperienze, no, dal punto di vista musicale, andavo sempre a Lucca, no, anche per la sala prove e per opportunità, quindi ecco, secondo me si può creare un bel polo interessante. Esatto, l'idea era un po' quella, diciamo. Siamo partiti cercando anche, visto classico, magari appoggio, finanziamento, aiuti di questo tipo. Alla fine si vedeva che passava il tempo e non arrivavamo dove volevamo, quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto tutto da noi in modo privato. E questo ci ha ripagato, perché poi l'impegno ci ha portato a conoscere persone come Dave, che ci hanno messo in luce, diciamo. Quindi sicuramente grazie a WOM per questa occasione. E invece, parlando proprio di WOM, scusa Walter, sono curioso di questa cosa qua, ma vai. Te dicevi che a Pisa non c'è niente, devi venire a Lucca, non aspetta, stiamo parlando della stessa Lucca e della stessa Pisa? Stiamo parlando, sì, cioè... Ma te parlavi di sala prove. Sì, a sala prove, anche se adesso Pisa secondo me si è un po' aggiornata, ma per diciamo il genere che facevo io, insomma, c'era veramente pochi locali che ti facevano suonare, ti davano opportunità, c'era poco anche networking. Ma quando suonavi te? Perché a Lucca che non c'è un locale che può suonare, purtroppo... No, allora, diciamo che non c'è tutta questa disponibilità, ma per dire, in confronto, secondo me c'è anche lì una disparità sotto questo aspetto. Però io ti parlo di prima del 2018, così. Ok. Perché è un pochino la cosa che Lucca... Matte prima diceva giustamente l'idea di provare a creare una scena lucchese, no? E sì. Le scene nascono quando c'hai un luogo intorno al quale gravitare, sostanzialmente. Certo, solitamente è un locale, di solito è un palco, no? È uno spazio dove te puoi dire la tua e te guardi quello che dice la sua e dici, cavolo, come vorrei anch'io dire la mia, e magari mi impegno per dire la mia, magari due mesi dopo su quel palco ci sono io, no? Questo è un pochino il giochino che c'è dietro il avere un palco nella tua città, no? Il fatto che te hai una spinta, una voglia, un incentivo per produrre, per fare cose, per fare musica, perché alla fine sì, uno la musica la fa per sé, però è chiaro che se c'è una spinta legata a un ok, se mi impegno, mi concentro il più possibile, mi focalizzo, magari fra un anno riesco a fare un concerto tutto mio e avere il mio pubblico e dire le cose che voglio nel modo migliore. E questo è un po' l'incentivo che ti fa smuovere le montagne, no? Secondo me. Certo. Se no anche la voglia di investire, no? Sia economicamente sia nel proprio... Di tempo. Di certo. Tempo, esatto. Assolutamente. Sì. E è proprio per la situazione che c'è a Lucca da un po' di anni ormai, da quando chiuse ormai lo storico locale che si chiamava Seed, che prima si chiamava Tube, poi prima si chiamava Velvet, che era un locale in cui comunque... Allora io mi sa che ho suonato al Tube. E forse ha suonato al Tube, infatti. Però non mi ricordo esattamente il nome. Era comunque fuori le mura, sì. Proprio vicino. In un tunnel? No, oddio, tunnel no. Ma probabilmente mi sbaglio con i nomi. È un posto vicino alla stazione, per dirti. No, forse è l'Irish, allora. Che è tipo un pub, comunque. Sì, una sorta di pub. E sì. Poi ho suonato anche al foro Boario. Quindi foro Boario. C'era queste opportunità che comunque erano poche, ma erano di più paradossalmente rispetto a Pisa. Quindi uno si doveva muovere
poi eravamo anche più piccoli, quindi era anche un po' un problema. Sì, perché comunque ora come ora Pisa alla fine un po' di localetti fighi ce li hanno, i vari sì, Lumière, adesso vari... sta prendendo un po' anche questo trend, però è sempre c'è, si basa solo su un genere, no? Magari cantautorato, sì. Piuttosto che in italiano, non so, per dire. Ma te che genere facevi, scusa, perché a questo punto mi incuriosisco. Facevo scozzese. No, indie rock, ma cantavamo in inglese, cioè scrivevamo tutti in inglese. Quindi era, cioè, o al diciamo al pub, al locale, all'evento interessava, o se no non eravamo il target, ecco. E poi c'è sempre quella cosa che devi portare gente un po', la band pulmino. Esatto, passa anche la voglia, quindi quindi vi dicevo appunto per esperienza, ecco, questo fatto qui. No, infatti ero curioso perché solitamente è il ragionamento che faccio io, dico cavolo, come a Lucca non c'è mai niente, invece a Pisa sono tutte quelle cose. Ma secondo me il guardare l'erba del vicino. È l'erba del vicino, forse sì. Secondo me c'è questa cosa. Allora, io volevo parlare un po' anche del second stage, come era stato, diciamo, organizzato questo second stage, che è proprio curato da voi. Com'è nata questa cosa? Esatto, guarda, stavo giusto riflettendo ora che abbiamo parlato, non ho detto niente del second stage, quindi... Allora, praticamente noi abbiamo a disposizione il palco per 3 ore quasi, 2 ore e mezzo, okay, prima che inizino i concerti. Quindi sappiamo benissimo che alle 18 a giugno fa caldo, quindi non possiamo pretendere che la gente stia lì sotto e balli. Quindi qual è stata, diciamo, un pochino l'idea? È stata quella di cercare di trasformare quel palco nel nostro studio, quindi porteremo divano, le piante, tutto quello che vedi qui, tranne il mobile, ovviamente, perché è lì nel muro, e mettere davanti quindi teli, tappeti, tutto quello che c'è, per creare appunto una situazione chill dove uno può tranquillamente leggere, giocare a carte, giocare a scacchi o stare lì ad ascoltarci, e noi quindi abbiamo un diretto contatto con il pubblico, che è la cosa bella. Infatti a noi piaceva farlo passare come un aperitivo con Creative Hub, perché quello è, sarà, cercheremo di interagire il più possibile con chi verrà a sentirci, e nel mentre far parlare i nostri artisti attraverso la musica. Andando un po' più nel dettaglio, abbiamo deciso di suddividere le 2 serate per generi. La prima sera, anche per essere in linea con quello che succederà poi sul main stage, quindi la prima sera abbiamo la parte un po' più suonata, quindi più cantautorato, chitarra e voce, mentre la seconda serata del 4 giugno sarà più quella dei DJ set, quindi musica più elettronica, suonata, quindi console e ragazzo che canta al microfono. Per la prima sera abbiamo, te li leggo in ordine per non fare torto a nessuno, abbiamo Adele, ma non riesco a zoomare, quindi abbiamo Gaddel, che è qui accanto, che è cantautore inglese, voce pazzesca, dopo la sentirete. Maka, che è un po' più l'alternativo del nostro gruppo, anche lui, diciamo, fondatore di questo studio, e lui super indie, super classico cantante indie, molto molto bravo. Abbiamo Giulia, che lei è una ragazza che viene nei nostri studi da, saranno ormai 6 mesi, ballerina e cantante pazzesca, alla quale per ora non è ancora uscito niente di lei, quindi sono super curioso di sentirla dal vivo. Stiamo già programmando di registrare qualche videoclip. Voce pazzesca, canta in spagnolo, inglese, italiano, veramente, secondo me tra qualche anno sentiremo parlare di lei assolutamente. E poi abbiamo Niveo, che è stato il vincitore di Ripartire Festival, al quale tutti noi abbiamo partecipato, e lui lo conosciamo meno perché lo abbiamo conosciuto lì, però anche lui è giovanissimo, penso che non arrivi a 20 anni, avrà 18 anni, e una super consapevolezza, quindi abbiamo voluto dargli anche a lui uno spazio, anche per conoscerlo, insomma. Mentre la seconda sera abbiamo Nomida e
ragazzo che fa musica, potremmo etichettarla come pop, però non è proprio pop, diciamo più stile Drake, un mix tra reggaeton e il pop, diciamo. Okay, okay. Molto bene. Lui full prodotto qui in studio, lo seguiamo dal lato dell'immagine, tra una settimana dovrebbe uscire il secondo videoclip, quindi vi invito a vedervelo, che è figo, dai. Poi abbiamo Maurizla, che lui è super tecnico, chitarrista della Madonna, studia a Siena e viene apposta per l'occasione, tra parentesi fratello di Push, quindi sono proprio famiglia di artisti. Non sapevi? Davvero? Vabbè. Il Corve, che è un po' la quota giovane, perché anche lui ha 19 anni e scrivere pezzi non banali a quest'età non è da sottovalutare, quindi anche se magari tecnicamente ha sempre tanto da imparare, però cavolo, ad averne di ragazzi così che a 19 anni vengono in studio, scrivono, affrontano tematiche anche a volte semplicemente o spensierate, che comunque non è semplice parlare delle cose spensierate ed arrivare, e quindi anche lui abbiamo deciso di invitarlo. E poi abbiamo Follia, che è un altro ragazzo invece più, diciamo, il più underground, che si esibisce perché è un po' più scena trap, rap, e sono molto orgoglioso di lui, cioè parlo come un padre, però non è così, perché è 2 anni che viene in studio da noi, appena siamo nati è arrivato ed era super stonato, non riusciva ad andare a tempo, e venendo qui però tutte le settimane, uno dei pochi che è stato super costante, ha fatto dei miglioramenti assurdi sia a livello di consapevolezza personale, perché anche lui è sui 20-21 anni, quindi nessuno pretende che uno sia arrivato a quell'età, però anche proprio a livello tecnico, grazie ai ragazzi che l'hanno seguito in studio, che sono tutt'altro che improvvisati, perché tutti e tre i nostri produttori, la cosa bella è che sono ognuno di un genere specifico e ognuno ha studiato a una scuola diversa, quindi c'è proprio un mix di esperienze, di competenze che aiuta sia loro a crescere ma a portarsi su anche tutti gli altri ragazzi, quindi io sono super super contento della nostra lineup e insomma, speriamo che vada bene, i presupposti ci sono e venite alle 18, non arrivate alle 21, ecco. Arrivate alle 18 e fate aperitivo. 18:30, dai, massimo. 18:30. Una birra ve la offriamo noi al massimo, ma... Tanto, appunto, sentire, come hai detto, c'è il divanetto, proprio... Sì, si sta proprio tranquilli, come andare a un parco, però ci siamo noi che suoniamo, quindi... Esatto. Molto, molto carino dovrebbe essere. Perfetto. E, allora, invece, abbiamo però un artista della lineup, ovvero Gaddel. Ciao Gaddel, intanto. Ciao. Allora, sono onesto, io non ti conoscevo, ho spulciato un po', sono andato sia su Spotify, ti ho sentito e mi ha incuriosito ancora di più. Poi ho visto anche a te, ti ho analizzato il profilo Instagram e ho visto che ci sono queste esperienze all'estero, tra esatto. Londra, Danimarca, ho visto anche Olanda, poi magari mi racconti tempo meglio, e quindi secondo me è interessante, appunto, chi è Gaddel? Allora sì, come dicevi te, ho fatto un po' di esperienze in giro, diciamo, per l'Europa. Io nasco come chitarrista, in realtà vengo dal rock da quando sono molto piccolo, che suono chitarra, in questo caso è il mio strumento. Okay. Ho sempre suonato a Lucca, quindi ho sempre studiato qua a Lucca, ho sempre suonato, insomma, nei locali di Lucca con varie band, fino a che a 13-14 anni ho cambiato, diciamo, sono andato un pochino più sul pop acustico, quindi prime esperienze anche live, se vogliamo, nei vari locali, ai vari eventi qua di Lucca, ma sempre come chitarrista, quindi fino ai 13 anni non ho mai cantato. Musicista, ecco. Esatto. Esatto, solo musicista. Da lì in poi, e in realtà anche prima, però senza troppa consapevolezza, ho cominciato a scrivere,
sempre in inglese, non perché, dico sempre, non perché fa figo, ma perché è una necessità. Sono sempre stato appassionato alla lingua inglese, mi piace proprio come suona, il modo di esprimersi, anche se magari rispetto all'italiano tanti dicono non è una lingua più stupida, fra virgolette, ma... Più semplice. Più semplice, esatto. Mi piace, è un'attrazione così, non c'è un vero motivo dietro. E quindi da lì in poi, finita la scuola, finito il liceo, non ho fatto l'università, ho fatto questa scelta, sono andato a Londra per un po' di mesi, con l'obiettivo chiaramente di fare un po' di contatti, di più che altro di ampliare, no? L'orizzonte, il panorama, un po' il punto di vista, ecco. Perché, esatto, come diceva anche David prima, Lucca è interessante, quando suonavo io un po' di più, perché comunque c'erano vari locali che davano l'occasione anche a ragazzi piccoli e inesperti, tra virgolette, però è molto limitata. Se uno soprattutto fa, come nel mio caso, pop, cantautorato in inglese, è molto dura, nel senso che trovare le occasioni sensate non è così scontato. E quindi sono partito da solo, ovviamente ho fatto altri lavori nel mentre, non ho mai fatto all'estero musicista full time, ma ho sempre, diciamo, cercato di produrre e di portare avanti tutto l'operato. Claro. E poi sì, sono fatto piccole esperienze anche in Danimarca e in Olanda, molto limitate, quindi si tratta di pop-up mensili o cose del genere, non esperienze prolungate. E poi con il Covid è arrivato un periodo molto difficile per me, perché un po' la crisi dell'artista, non sapevo più chi fossi, cosa aspettarmi, e quindi mi sono dovuto un attimo reinventare. Problematiche, diciamo, la faccio molto breve, di salute, quindi sono bloccato a Lucca al momento e ho trovato loro, per fortuna, ecco. Diciamo, queste esperienze negative per la salute e altre cose mi hanno portato a ricercare qualcuno che non mi facesse interrompere il percorso di produzione e mi facesse suonare. E quindi sono arrivato qua tramite i social, li ho scoperti un po' dai social, e ho trovato un gruppo incredibile. Io ho approcciato, diciamo, un ragazzo che è il produttore, che si chiama Refo. Da lì in poi ho conosciuto tutti, tra cui Matteo, Marlo, che è un altro ragazzo che fa il produttore, e ho incominciato, ora sono 4-5 mesi che vengo qua, produciamo varie cose, stiamo lavorando a vari singoli, stiamo un po' sperimentando nuove sonorità, e l'obiettivo sarebbe quello di fare, diciamo, ecco, tutto il contenuto per il primo album poi ufficiale. Avrei visto che comunque c'è una canzone, due su Spotify, sì, poche cose, e perché ho proprio deciso di cambiare immagini, cambiare tutto, e ora siamo un po' work in progress, ecco. Ok, quindi diciamo hai fatto un po' il giro, perché sei partito da Lucca, hai girato un po' l'Europa e poi sei ritornato a Lucca. E sì. Questo mi fa pensare, quanto ha influenzato appunto Lucca e queste città che hai visitato, queste nuove culture, nella scrittura, nella composizione, cioè quanto ha inciso sia Lucca che l'esperienza all'estero, ecco. Allora, quando sto qua, diciamo, quando sono nelle zone più conosciute, dove conosco, dove so già, diciamo, cosa aspettarmi in linea di massima, scrivo per situazioni come possono essere dinamiche familiari, esperienze, come possono essere, non lo so, amore, cose un pochino più di questo tipo, diciamo, standard. Ok. Mentre quando abitavo a Londra era tutta una scoperta, no? Uscivo di casa e vedevo magari una persona vestita in un certo modo, oppure, non so, una situazione piuttosto che un'altra. Respiravo proprio un'aria diversa, e quindi qualsiasi cosa era uno stimolo per scrivere testi nuovi, sicuramente, ma ha cambiato la vita, ecco. Certo. Sia a livello personale sia a livello artistico. E Londra su tutte, quindi ovviamente sono stato lì molti più mesi rispetto agli altri posti, e la considero un po' la mia seconda città, se non la prima, ecco. Ero comunque, ora ho 23 anni, quando sono a Londra avevo appena fatto 19 anni, quindi ero molto giovane, e mi ha proprio segnato in positivo, ecco.
Quindi... Pensi di poterci tornare magari in pianta stabile a Londra? L'obiettivo era quello. Poi, come ti dicevo, un po' il Covid, un po' la salute, un po' varie vicissitudini mi hanno legato qua per il momento, quindi ora faccio un po' fra Lucca e Roma, però la maggior parte del tempo sto a Lucca. E quindi sì, l'obiettivo è quello di andare magari anche a fare esperienze, non lo so, in America, Los Angeles, Nashville, che comunque... Per quello che la faccio io parte della musica, è la parte, esatto. Allora, io ti farei parlare per ore, ma ti farei anche suonare e cantare, se c'è la possibilità. Quindi, non so se riusciamo a montare velocemente, non so se è possibile. E così sentiamo anche un po' un assaggio, ecco, diciamo, di quello che poi andremo a sentire. Allora, io tolgo il tappetino un attimo solo. Ok, quando ci sei vi metto full. Ti faccio un check rapido se senti tutto. And it don't change. Allora, un po' altino il mic, però forse se lo allontani un pelo si riesce a sentire. Si prova? And it don't change my way. Sì, secondo me così va bene. Così va bene. Allora, ti lascio il palco virtuale e niente, a voi. The sunrise in your brown eyes is the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. Yeah. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the sunshine when I wake in a waking. It's the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, oh, you're the best part. Oh, no, oh, yeah. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? Oh, oh. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Hey, if you love me, won't you say something? Oh, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, no, 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 you're the best part. Oh, no, yeah. The best part. Oh, no, you're the best part. E grazie. Questo era Gad live su Radio Echo. Allora, prime impressioni molto molto chill, secondo me si prospetta una seratina interessante, una doppia serata interessante, però insomma quella dove ci sarai tu sarà molto molto interessante. E, il titolo, manca il titolo di questa canzone. Questa canzone si chiama Best Part. Ok, che però troviamo su Spotify o no?
Questa no, non ancora. No. Quindi ancora è proprio un assaggio inedito, eh sì. Un assaggio inedito del futuro album che si spera, insomma, esca a breve. Vogliamo sentire qualcos'altro o lasciamo poi il, diciamo, l'hype per la serata? Come volete, io se volete proseguo, un altro pezzettino, dai. Possiamo fare, sì, prego, prego. Vado. Questa si chiama Texted Her. Lost in the city, in the same old time. Anxiety's kicking, but it's not tonight. I'm dreaming of feeling like a normal guy. With friends in a minute, but it's not my life. Didn't even wanna try. All I gotta say, I kiss you first, you kiss me back. So I can be blamed. Got everything I need to bribe. Only is in my mind, so I. Oh, I, oh, I, oh, I, and I texted her, cause she wasn't right. I needed this space, so I know I'm trying, not giving again. I'm selfish and I'm alright. Oh, I, oh, I, oh, I texted her, cause she wasn't right. I needed this space, so I know I'm trying, not giving again. I'm selfish and I'm alright. Oh, I, oh, I, oh, I, lost in the city, oh, at the same old time. Loving me kicking, but it's not my life. Didn't even try to tell, all I gotta say, I kiss you first, you kiss me back. So I can't be blamed, got everything I need you bribe. But only is in my mind, so I. Oh, I, oh, I, oh, I texted her, cause she wasn't right. I needed this space, so I know I'm trying, not giving again. I'm selfish and I'm alright. Oh, I, oh, I, oh, I lost in the city at the same old time. Anxiety's kicking, but it's not my life. Lost in the city at the same old time. Oh, I, oh, I, oh, I, and I texted her, she wasn't right. I needed this space, so I know I'm trying, not giving again. I'm selfish and I'm alright. Oh, I, oh, I, oh, I, and I texted her, cause she wasn't right. Needed this place, so I know I'm trying, not giving again. I'm selfish and I'm alright. Oh, I, oh, I, oh, I. E qui grazie, facciamo gli applausi tutti. In chat dicono Sam Hunt Lucchese. quindi ci sbilanciamo già con i paragoni. Allora, io chiaramente rinnovo l'invito. Gaddel sarà live il 3 giugno, esatto, la prima serata del One Fest, e chiaramente oltre a lui ci sarà poi tutto il second stage e la serata continua poi dalle 21, se non sbaglio, confermatevi, da... Ma in realtà è già dalle 8:30, quindi diciamo che dalle 18, insomma, è bene iniziare a muovere il culo e venire verso la villa, perché, okay. Perché poi accade una cosa. Come? No, dico, se no sotto palco non ci vanno. Non ci vanno. No, più che altro quello che si diceva prima, veramente perdersi le cose, secondo me è un po' un peccato quando queste ci sono, no? E siccome appunto non siamo proprio in una città in cui le cose accadono con così tanta frequenza, insomma. Mi sembra un'occasione da non perdere. Un evento sicuramente da non perdere. Noi di Radio Eco ci saremo, vi faremo una copertura un po' live dell'evento, però chiaramente voi da casa, insomma, non dovete mancare anche per scoprire, no? Questi giovani talenti che poi magari
nel futuro non vi potrete permettere, no, per qualche tour in qualche stadio importante. Quindi ecco, questa è l'occasione giusta e questa è la location giusta anche. Allora, io ringrazio i ragazzi Davide e Matteo e Gadel, grazie ragazzi. È stato un piacere, insomma, aver scoperto, no, questo mondo di fare musica a Lucca, e spero, insomma, che ci siano ancora più possibilità in futuro, sicuramente per i ragazzi, ma anche, insomma, che per chi vuole lavorare di musica. Quindi vi ringrazio e ci diamo appuntamento a questo punto il 3, il 4 giugno a Villa Bottini per il Buon Fest. Grazie ragazzi e alla prossima. Grazie a te, Walter. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.